certo che magari sono pezzi anche celebri, però non è che siete tutti obbligati a conoscerli. E quindi, dunque, lui è praticamente partito con una cosa un po' contrapuntistica per introdurmi a Bach, e mi sembra che l'abbia fatto meravigliosamente, perché sembrava scritto, per cui sembrava un testo. E poi io ho suonato la toccata in mi minore di Bach, che è la sesta delle sette toccate, quella più breve, diciamo più piccola, e poi lui ha risposto con dicelo. Allora, il primo brano era un'introduzione, chiaramente, come ha detto Andrea, tutto improvvisato, ispirandomi un po' al contrappunto tipico della musica di Bach, e anche la mia improvvisazione di risposta alla sua toccata è stata comunque captata da alcuni temi e da alcuni indizi tematici che sono riuscito a captare, e quindi l'ho trasformato in un'improvvisazione un po' in stile, ma anche sfociata. Comunque le toccate proprio... comunque la toccata in sé è un genere musicale dove si dovrebbe dare spazio molto all'improvvisazione, cioè dovrebbe un po' sembrare come una cosa inventata, perché certo anche la fuga finale, il resto è un recitativo, poi c'è un fugato che dovrebbe, come dire, dare il senso così dell'immediatezza, per cui secondo me è uno dei generi musicali trattati da Bach che più si avvicina all'improvvisazione, quindi che può dare... Ricordiamo che Bach è stato... a suo tempo un eccellente improvvisatore, anche non conoscendo il jazz, figurati cosa farebbe oggi, insomma. Però da che sappiamo sapeva chiaramente improvvisare fughe a tre voci, a quattro voci, come se fossero dei pezzi scritti, quindi aveva già la musica in testa e cerchiamo di rievocarla un po' con questo... E poi c'è stato Mozart, il rondò in re maggiore, che ha dato adito a, come dire, a una sorta di presa in giro, perché mi ha fatto... tutti i temi possibili, dalla marcia turca, poi al ragtime. Non lo fate. No, è per dire come, insomma, i mondi sono lontani, però poi si possono avvicinare velocemente. E poi dopo abbiamo fatto questo pezzo originale di Oscar Peterson, che si chiama... Come si chiama? He has gone. He has gone. Abbiamo usato un po' per uno, però avrete sentito come la stessa... diciamo, tessitura, la stessa musica suonata da noi due, sembrano quasi due pezzi diversi, perché lui ha un fraseggio veramente molto più jazzistico del mio, per cui anche questo è voluto per far sentire come, cioè, la stessa musica, lo stesso testo possa essere suonato in modi completamente diversi. Per cui adesso andiamo avanti sempre... Sì. Io volevo solo aggiungere una cosa, approfitto adesso prima di andare avanti, che il procedimento, che dal mio punto di vista pianistico, non sarà sempre lo stesso. Praticamente, come ha detto Andrea, il brano di Oscar Peterson è stato suonato così come scritto da lui, però dividendoci un po' i ruoli, i temi, la parte A, la parte B, quindi il ritornello e il verso iniziale. Mentre ci saranno delle improvvisazioni su altri brani che abbiamo deciso... di mettere in scaletta, e alcune improvvisazioni procederanno per come è iniziato il concerto, quindi captando delle cellule tematiche, dei piccoli indizi che io avrò a disposizione dalle sue esecuzioni, e li trasformerò. E alcune cose invece le ho decise proprio di risposta a lui a sorpresa, lui non sa cosa ho deciso. Però adesso non vi diciamo altro, se no non c'è più suspense. Thank you.
Thank you.
contratto libero che ho fatto io, poi lui ha come dire, è passato oltre ad altre canzoni famosissime, Emozioni. Con il mio canto libero ogni tanto che riesce sì, sì, perché comunque forse nel tema c'è una cellula che è. Beh, sempre Battisti. Comunque indubbiamente. L'autore è sempre lo stesso. Sì. Comunque insomma Lucio Battisti, senza nulla togliere ai classici, cioè quelli diciamo che io suono, pure i mostri sacri del jazz, comunque insomma ha scritto delle belle canzoni, tutto sommato. Anche se sai noi della, noi. L'esperimento di suonare un breve brano di Liszt che si chiama Consolazione, un pezzo molto poetico, dove lui praticamente ha fatto, come dire, un pianoforte in più, e secondo me è stato un bel esperimento perché il pezzo originale si è ingigantito, si è reso più bello, più prezioso, per cui questo è un esperimento che mi ha fatto oggi e secondo me è una cosa pregevole. E prima c'è stato un Bach come all'inizio, però era molto più ritmico, molto più. E lui ha inventato delle cose spaziali, un po' in contrapuntistico, e poi è andato su Piazzolla, eccetera. Sì, stessa tonalità, la minore. Ecco il tango, insomma, il tango. Perché poi il tango in realtà è come un po' il contrappunto, no? Come il ragtime. Qualcuno dice che in realtà Bach è inventato il ragtime. Eh beh sì, comunque il senso del ritmo che ci vuole per Bach, senza quello non potrebbe più esistere. La sincope, no? La sincope è tutto. Poi il tango Questo era il preludio in la minore della suite inglese 2, per la celeberrima degli esami al conservatorio, e visto come non è così lontana da Piazzolla alla fine, un leggero vibrato. Adesso proseguiamo ancora passando per il Novecento, quindi con nuove sorprese. In arrivo. Thank you.
girato per nove anni nel Novecento, Debussy, primo preludio dal secondo libro, Bruyère, perché giustamente oggi mi diceva che insomma Debussy è uno dei padri del jazz. Per cui... Beh, molti jazzisti hanno preso spunto da Debussy. Tra l'altro quel preludio lì è fatto su, è tutto costruito sulla cellula iniziale che è una settima praticamente, e lui poi l'ha reiterata dopo e insomma ce l'ha fatta sentire bene. Sì, dunque, poi ho fatto un brano di Malipiero, compositore veneziano del primo Novecento, compositore piuttosto sconosciuto, che era piuttosto ritmico, erano due brani da una suite che si chiama La Siesta, l'ha scritta a Capri negli anni venti e tutto sommato diciamo evoca, come dire, il primo brano era una tarantella, il secondo invece era una melodia su un canto gregoriano con il basso che praticamente era come una passacaglia, cioè ripeteva sempre uguale in metro giambico, e quindi lui ha trovato poi molto il finale del brano in si minore e infine Over the Rainbow, un pezzo famosissimo di Harlan, così distribuito tra noi due. Che abbiamo suonato con Raccordi. Esattamente. Io ho apprezzato oggi perché lui praticamente questo arrangiamento l'ho fatto un po' io, ma io l'ho scritto e ci ho messo del tempo, non è che l'abbia fatto così in un attimo. E ho apprezzato molto che lui oggi veramente gli ho dato il mio arrangiamento e l'ha letto in un secondo, come ha fatto lui. Perché di solito i jazzisti fanno fatica a leggere perché inventano tutto, improvvisano tutto, e quindi si capisce la sua estrazione classica, perché comunque lui è un valido pianista classico che ha vinto un sacco di concorsi, e quando eravamo giovani ne abbiamo fatti anche insieme. Sì, siamo conosciuti a Venezia. Esattamente. E quindi questa è, secondo me, una marcia in più, perché insomma di solito i jazzisti non leggono, fanno fatica. Non ve la risponderemo. Divertimento.
Thank you.
Ciccio Pelle, abbastanza celebri, dove lui poi ha fatto Caravan, che è in fa minore, come il primo studio. L'ultimo di brano era di Villa Lobos, Pulcinella, un pezzo breve e sarcastico tratto da una suite, che si chiama Prole do Bebé, che in altri termini sarebbe una sorta di suite come il Children's Corner di Debussy, cioè una cosa dedicata ai bambini. Adesso, sorpresa. Thank you.
sua estrazione classica, studio di Chopin, le arpe olie, con poi in finale particolare. Giusto per ricordare quello che abbiamo fatto oggi. E vabbè. Esattamente. Finale classico.